Film l'avete visto, quindi siamo qua per parlarne, se vi va. La storia, insomma, è una storia molto, molto semplice. Io, diciamo, prima di iniziare questo film avevo delle idee sull'Africa. Io sono siciliano e quindi per anni ho visto arrivare questi barconi, poi ho conosciuto tanti ragazzi e ragazze che mi hanno raccontato le loro storie e quindi avevo scritto una storia, una sceneggiatura, come si dice, no? Poi in realtà, quando siamo andati in Africa, perché uno ha un'idea, poi vai lì, è chiaro che le cose cambiano, la realtà alle volte è più forte, più potente di qualsiasi immaginazione, e quindi un po' il film poi l'abbiamo fatto in modo diverso rispetto a come io l'avevo pensato, proprio perché quello che volevo raccontare era non tanto l'emigrazione, ma era l'Africa, era la vita di tutti i giorni. E nei casi, come succede poi in questo villaggio, logicamente è finzione, non è realtà, arrivano i predoni, nel caso della Sierra Leone, perché il film è stato girato in Sierra Leone, o se siamo in Nigeria arrivano le bande dell'ISIS che distruggono i villaggi, uccidono tutti, incendiano, eccetera. A quel punto che succede? Ecco da dove nasce quello che noi chiamiamo il fenomeno migratorio. Succede che qualcuno, ora, per chi va in Africa se ne rende subito conto. L'Africa è un immenso continente, ha circa 500 milioni di persone, circa, non si sa bene quanti perché in molti paesi dell'Africa non c'è un'anagrafe. Cioè, qui uno nasce, noi in Italia sappiamo con precisione quanti abitanti ha l'Italia. Lì no, perché non c'è un'anagrafe. Molto spesso i nostri ragazzi, per esempio, no? David e Fatematà, non avevano documenti quando noi li abbiamo conosciuti. Non sapevano qual era il loro compleanno. Non erano iscritti da nessuna parte. E sono due casi, ma tanti ragazzi sono in queste condizioni, quindi non si sa con precisione quanti abitanti ha l'Africa. Ebbene, in questo immenso continente, dove vi sono situazioni drammatiche, spesso ci sono guerre civili, spesso vi sono stati dittatoriali, spesso vi sono scontri tra tribù, tra situazioni del genere. Allora, quando avviene una cosa, un fatto come una guerra civile, cosa succede? Non è che tutti quelli che scappano dai loro villaggi vengono in Europa. Il 99% delle persone che scappano dai loro villaggi rimangono in Africa. Dove vanno? Da un'altra parte. Ora, noi pensiamo, noi sappiamo, no? In Europa c'è l'Italia, c'è la Francia, c'è la Germania, ci sono dei confini, sono stati che sono nati, forse l'Italia è lo stato più giovane, ma secoli e secoli fa, ci sono lingue, ci sono tradizioni. Bene, in Africa la divisione che c'è in stati, Nigeria, Sierra Leone, Liberia, Congo, eccetera, non è una divisione, diciamo così, storica, è una divisione arbitraria. Cosa succedeva nel 500, nel 600, nel 700? Noi europei, francesi, gli spagnoli, i portoghesi, i tedeschi, e noi italiani anche se in piccola parte, andavamo lì e disegnavamo i confini. C'era un signore, arrivava lì e diceva: vabbè, questo è territorio spagnolo, e faceva uno stato, la Guinea-Bissau, e disegnava quello stato. Ma quello stato, cioè, non è che quelli che stavano dall'altra parte erano diversi, parlavano lingue diverse, magari erano lo stesso tribù, perché una parte rimanevano di qua e una parte rimaneva di là. I confini degli stati in Africa sono arbitrari,
cioè neanche esistono in teoria, cioè esistono solo, diciamo, sulla carta, ma in realtà non è così. Scusate un attimo, perdonatemi. E quindi la maggior parte della migrazione avviene all'interno dell'Africa. Le persone si spostano quando c'è una guerra, c'è una carestia. Poi non è che sono solo le guerre, ci sono anche le carestie. Cioè ci sono paesi dove non piove da 7 anni, 8 anni, 9 anni, e quindi non c'è più agricoltura, non c'è niente da mangiare. Quando una persona non ha da mangiare, che fa? Prende i suoi figli, la sua moglie, i suoi cari e va da un'altra parte dove spera di trovare qualcosa da mangiare. Solo la minima parte, diciamo, dei flussi migratori africani avviene verso il nord, cioè verso l'Europa. La maggior parte è un'emigrazione che rimane all'interno dell'Africa. Io in questo film ho raccontato la storia di un villaggio, un piccolo villaggio. Questo villaggio si chiama Rochen Mende. I Mende sono un popolo, una tribù, chiamiamola come vogliamo, che si trova in Sierra Leone. La Sierra Leone è uno dei paesi più poveri al mondo, non solo nel mondo, ma anche uno dei paesi più poveri dell'Africa. La Sierra Leone è un paese dove per 15 anni c'è stata una sanguinosa guerra civile. Non so chi di voi ha visto il film con Leonardo DiCaprio, Blood Diamond, ecco. L'ambientazione di quel film è la Sierra Leone. Una guerra civile che non è che nasce, diciamo, casualmente, nasce per un interesse, che sono i diamanti, per chi doveva controllare le miniere di diamante. Quindi 15 anni di guerra civile, con centinaia di migliaia di morti, non decine, centinaia di migliaia di morti. Finisce la guerra civile, si restaura un po' la situazione, diciamo, più o meno nella normalità, un'altra tegola sulla testa di questa povera gente, l'Ebola. Avete sentito parlare tutti, una malattia terribile, anche lì decine di migliaia di morti, povertà, eccetera. Tutto questo ha provocato la situazione di oggi, cioè una terra dove non c'è corrente elettrica. Avete visto nel villaggio? Avete visto i pali della luce? No. La sera le persone, quando fa buio, vanno a letto. Chi è più fortunato ha una lampadina da scabile per potersi fare un po' di luce. Non c'è gas, le persone non hanno le cucine come ce l'abbiamo noi, le persone, come avete visto, cucinano come? Fuori, all'aperto, vanno nel bosco, nella foresta, un po' di legna e cucinano. L'80% della popolazione è analfabeta, cioè non sa leggere e non sa scrivere. Il 20% circa dei bambini muore prima di aver raggiunto i 5 anni d'età. Non ci sono medici, non ci sono medicine. I pochi ospedali, pochissimi, che ci sono, sono ospedali che fatti, non so, dai Fate Bene Fratelli, da qualche ONG, da qualche governo che ha fatto negli ospedali. Però negli ospedali non si può entrare. Non è come da noi, uno si sente male, va a pronto soccorso, no, ti rompi una gamba, è un incidente, vai al pronto soccorso, ti ricoveri e ti aggiustano la gamba, no. Per esempio nel distretto dove eravamo noi, che si chiama Lunsar, c'è un solo ospedale. Per poter entrare dentro questo ospedale devi pagare 60.000 leons, cioè non per farti curare, per poter proprio mettere il piede dentro l'ospedale, cioè per poter varcare il cancello dell'ospedale devi pagare 60.000 leons. 60.000 leons sono 5 euro, non è che sono cifre, diciamo, spaventose per noi, per loro sono soldi enormi, cioè la maggior parte di loro non ce li hanno, i 60.000 leons, per poter entrare in ospedale. Quindi quando un bambino si ammala, che succede? Non può curare quella malattia, perché suo papà, quando ce l'ha, non ha i soldi per poterlo portare in ospedale. Questa è la realtà di quel mondo, la realtà dell'Africa. L'avete visto la scuola? Cioè, ora noi giustamente ci lamentiamo se non ci sono i riscaldamenti, se che ne so, insomma, se il supplente non arriva. Beh, quella è la scuola del villaggio. Cioè una baracca senza pareti divisorie, dove tre classi, tre di bambini
fanno lezione nello stesso identico momento, ma non hanno tre maestri, perché non ci sono tre maestri, ne hanno solo due di maestri. Quindi la prima classe sono loro stessi, una bambina più, un po' più intelligente che va lì e insegna agli altri l'alfabeto. Tutto avviene nello stesso luogo, cioè io infatti mi sono rimasto sbalordito, ma com'è possibile? Cioè che questi ragazzi come fanno a concentrarsi? Cioè sono lì seduti, quello insegna l'alfabeto, quell'altro insegna a fare le frasi in inglese, perché in inglese? Perché la lingua ufficiale è l'inglese, perché i dominatori erano inglesi, quelli di una volta, e la terza classe fanno matematica. E tutti sono concentrati, ognuno per quello che c'è da fare. Avete visto le lavagne, ragazzi? C'hanno dei buchi grossi così. Cioè, quelle lavagne, chissà dove le hanno raccattate, con dei buchi grossi così, cioè lavagne sfondate, senza buchi. Il gessetto, il maestro se lo porta a casa, perché quel gessetto gli deve bastare fino a quando non riesce a trovarne un altro, fino a quando il padre missionario non va lì e gli porta un altro gessetto. I quaderni, non so se forse non si vedono bene nel film, ma vi assicuro che questi bambini usano i quaderni in tutte le parti possibili, cioè non c'è un centimetro vuoto. Perché? Perché non ne hanno un altro. E quindi quello hanno e quello gli deve bastare. Le matite le usano finché riescono a tenerle in mano. I libri ne hanno tre per tutti. Non è che ogni bambino ha un suo libro dove impara la grammatica, no, in tutto il villaggio c'erano tre libri e quindi se li devono passare l'uno con l'altro. L'acqua. Uno la mattina si alza, giusto, che fa? Apre il rubinetto, si lava, si fa la doccia, no? Beh, lì non c'è l'acqua a casa, non ci sono i rubinetti. Per tutto il villaggio, e vi assicuro, quello è un villaggio fortunato, c'hanno un pozzo, l'avete visto il pozzo? Con una specie di bambù per raccogliere l'acqua. Quell'acqua però non è potabile per noi, se la beviamo noi quell'acqua ci viene la dissenteria. Loro purtroppo la devono bere perché hanno solo quella, non hanno altro, ma gli viene lo stesso la dissenteria, ragazzi, non è che sono immuni alla dissenteria, perché purtroppo è una cosa che è così. Quindi allora voi la mattina vi alzate, andate in bagno, aprite l'acqua, vi lavate, vostra mamma o voi stessi vi preparate la colazione, caffè, quello che è, il latte, quello che è, vi vestite, vi mettete i vostri vestiti, prendete l'autobus e andate a scuola, no? Più o meno questo è quello che succede a tutti noi. Bene, voi pensate, quel bambino, David, si chiama così nella vita, il bambino che avete visto recitare nel film, quel bambino la mattina si alza, più o meno verso le 5 di mattina, perché lì si va a letto quando fa buio, perché non c'è la luce elettrica, alle 5 si alza, la prima cosa che deve fare qual è? Andare a riempire l'acqua per gli altri fratellini, perché David ha 5 fratellini, non ne ha, è lui il più grande, no, forse c'è un fratello un po' più grande di lui. Quindi deve andare a riempire l'acqua, se c'è nel suo villaggio c'è il pozzo, va al pozzo, fa la fila, riempie l'acqua, la riporta a casa, dopodiché va a scuola, dice la colazione, non la fa la colazione, non è prevista la colazione, non c'è la colazione, digiuno e se ne va a scuola. Per arrivare a scuola deve fare 3 chilometri, 3 chilometri significa insomma 1 ora e mezza, vogliamo camminare veloci? Più o meno, 1 ora, 1 ora e mezza, arriva a scuola, digiuno, mentre cammina nel bosco, nella foresta, poi questo bambino stava un po' con noi, una volta si è tolto i pantaloncini, io ho guardato, aveva pesanti questi pantaloncini, ma perché sono così pesanti? Che c'è? Ho guardato nella tasca, aveva una tasca piena di frutti, piccoli frutti così, che sono, diciamo, che loro usano per fare l'olio di palma. Ho detto, che te ne fai con queste cose? Dice, quando mi viene fame metto in bocca e mi succhio questo frutto, quest'olio di palma. Ho detto, ma sarà buono, voglio provare. Cioè, è impossibile, cioè è aspro, amaro, una roba impressionante. Però, quando hai fame, qualcosa, diciamo, ti viene.
finisce la scuola, torna a casa. Voi tornate a casa, che trovate? Le vostre mamme, un bel piatto di pasta, no? Oppure è giusto, insomma. David non trova niente a casa quando torna, non trova un piatto di pasta, che poi lì non esiste la pasta. Per poter mangiare deve aspettare la sera, che sua mamma insieme con le altre donne del villaggio hanno cucinato. Che cosa cucinano lì? Riso. Avete visto quei pentoloni? Più o meno il riso, un po' di farina di maioca, quando ce l'hanno, un po' di condimento, una scodellina, e quello è il suo cibo, non è altro. Quello è quello che riesce a mangiare durante il giorno. Ecco, questa è la vita lì. Ma voi dite, ma è una vita brutta? Non lo so. Io quello che ho visto con i miei occhi, vi posso assicurare, è una vita fatta di miseria e di povertà. Ma è anche una vita fatta di persone che amano la vita. Quelli sono popolazioni, allora, su 500 circa, 520, 530 persone che abitavano quel villaggio, 311 sono bambini che hanno meno di 10 anni. Cioè, significa il 60% della di quel villaggio sono bambini che hanno meno di 10 anni. La mortalità è altissima, nonostante 20 sono morti prima di arrivare a 10 anni. Beh, nella nostra società, ragazzi, cioè, quanti siete voi giovani, cioè, in percentuale rispetto a noi che siamo più adulti? Cioè, è esattamente il contrario. Cioè, da noi, nelle nostre società, il 60-70% della popolazione è adulta e solo il 30% è giovane. Lì è esattamente il contrario. Quindi sono popolazioni giovani che amano vivere. Non sono gente triste, gente musona che stanno sempre a dire ah come si sta male, ah non ho da mangiare, ah non ho l'acqua. No, loro vivono, sono allegri, cantano, ballano, fanno le cose che fanno tutte le persone, amano, fanno figli, cioè quello che fanno tutte le persone di questo mondo. Allora voi dite, ma dove sta il problema? Il problema sta in quella vicenda che nel film è finta, però è una condizione. Quando succede qualcosa di tragico, tragico che significa? Una banda di predoni che arriva dalla foresta e brucia il villaggio, l'ISIS, i soldati, spesso anche i soldati, perché spesso la carestia, la fame, allora in quei casi che fanno? Cioè non puoi rimanere lì a morire, cioè nessun uomo, ma neanche nessun animale rimane in un posto quando c'è un pericolo. Se la foresta brucia, gli animali che fanno? Scappano. È normale, è naturale, è così anche per noi uomini. Quando le cose non c'è più, non ci sono più le condizioni, tu te ne vai, cerchi da un'altra parte per trovare una speranza. Ecco, questa è l'Africa di oggi, questa è la realtà dell'Africa. Apriamo gli occhi, dopodiché poi ognuno di noi si fa alla sua idea, al suo parere, la può pensare come vuole, ma prima dobbiamo sapere come stanno le cose. Quando l'abbiamo saputo, e io ho cercato nel mio piccolo, piccolissimo, di raccontarlo con questo film, dopodiché ognuno si farà la sua idea. Quando vede un ragazzo di colore che cammina per strada, quando vede, cioè, forse con la mente dice, ma da dove viene questo? Che cosa gli è successo? Perché è venuto qua? Qual è la sua speranza? No? Che cosa vuole dalla vita, quali sono i suoi sogni, perché questi ragazzi sono come noi, hanno sogni, hanno speranze, hanno desideri, cioè non è che sono, diciamo, di un'altra, la razza è umana, non ci sono differenze, ragazzi, cioè, c'è tutta una sega mentale che ci, scusate il termine, che ci facciamo noi. Gli uomini hanno una sola razza, che è quella umana, tutto il resto sono condizioni. Chi è nero, chi è bianco, chi è giallo, chi è sudamericano, sono tutte fesserie, cioè siamo tutti uomini, non c'è differenza, non ci sono differenze. Poi ci sono le differenze che sono: io uomo sono ricco, tu uomo sei povero, io uomo sono malvagio, io uomo sono buono. Queste sono le condizioni dell'umanità.
Ma non è perché uno è nero e malvagio e uno è bianco e buono. I buoni ci sono tra i neri e ci sono tra i bianchi, i malvagi ci sono tra i neri e ci sono tra i bianchi, le persone per bene ci sono tra i cinesi e ci sono tra i tedeschi, le persone per male ci sono tra sia in Germania, cioè, è così, siamo fatti così, questo è l'animo degli uomini. E quindi non è una questione di pelle o di dove vieni. Poi, io sono cristiano? Bene. Tu sei musulmano, l'importante è che io rispetto la tua religione e tu rispetti la mia. È quello che avviene lì, in modo quasi naturale. Cioè, l'avete visto come inizia il film? La vita nel non è un'invenzione nostra, quello è documentario. La vita in quel villaggio inizia così, la mattina alle 5, col buio, i musulmani si riuniscono, perché nel villaggio ci sono musulmani, cristiani e animisti. Ci sono anche gli animisti, che è una religione un po' complessa e anche semplice. La mattina si alzano, i musulmani vanno nella moschea e pregano. I cristiani non hanno una cappella perché non ce l'hanno, si mettono nel bosco, mettono una croce per terra e pregano il loro Dio. Ognuno prega il proprio Dio, cioè. Poi finiscono le preghiere e si vive tutti insieme. Non c'è differenza, non può essere questa. Cioè, non possiamo pensare, quelli sono musulmani e sono cattivi e noi siamo cristiani e siamo buoni. No, ci sono i musulmani buoni e ci sono i musulmani cattivi. Ci sono i cristiani buoni e ci sono i cristiani cattivi. Ci sono quelli che fanno la carità e ci sono quelli che ammazzano o che rubano. Questo è, diciamo così, un po' quello che io ho capito da questa mia esperienza, diciamo così, africane, e che ho cercato di trasmettere attraverso questo film. Ora mi taccio. magari se... se avete qualche domanda da farmi, io sono qua, ragazzi. Non... Vieni. Ce l'hai. Ok, da qua. Pensavo funzionava subito. A me personalmente sono piaciute tantissimo le colonne sonore durante il film. Ogni colonna sonora, perché vabbè, a parte il fatto che mi piacciono tantissimo a me di mio le musiche africane. E la domanda che volevo farvi è: ma dove le avete trovate? Cioè, le avete rifatte voi, le avete sentite là, le siete andati a prendere da qualche parte? Grazie. Allora, sì, no, è una bella domanda questa. Queste musiche, il nostro fonico, avevamo un fonico lì che girava il film con noi, è un ragazzo che ama molto, diciamo, quindi quando finivamo di girare il film, lui a posto di riposarsi se ne andava in giro. E una volta è andato in una bar dove c'erano un barbiere, diciamo così, no? Per fare la barba, e lì ci sono questi personaggi che sono della specie di cantastorie che improvvisano, cioè stanno lì dentro e improvvisano, cantano musica, eccetera. E lui ha registrato uno di questi e noi poi l'abbiamo utilizzato come colonna sonora. Prego. Vabbè, la canzone. Parlo. Eccetera. E mentre la canzone, diciamo che non è colonna sonora, però quella, insomma, voi fate una scuola, forse queste cose un po'. Mentre la canzone, che non è colonna sonora, perché è una canzone che canta quella ragazza, diciamo, sì, che noi poi abbiamo, siccome lei la canta senza niente, così come nel film, poi nella parte finale ci abbiamo messo una chitarra sotto. Mi scusi. Sì, dimmi. È stato difficile girare in Africa con attori non protagonisti e non... Professionisti. Sì e no. Cioè, allora, il problema di questi attori, che tu chiami attori non professionisti, il problema che noi abbiamo dovuto affrontare è stato molto più complesso. Perché è stato più complesso? Perché il problema, sai... Io chiedo a te, io ne ho fatti tanti di film con attori non professionisti, ma tu lo sai cos'è un film?
l'hai visti? Sai che vuol dire recitare, no? Il problema di questi ragazzi è che loro non avevano mai visto un film in vita loro. Neanche sapevano cosa fosse un film, perché non essendoci la corrente elettrica, puoi capire che non ci sono neanche i televisori e quindi non c'è. E quindi diciamo il lavoro che abbiamo dovuto fare è quello di far capire, prima di far capire che cos'è un film, e poi di metterli in condizione di poter in qualche maniera partecipare a questo film. Quindi un po' ci abbiamo fatto come se fosse un gioco, sostanzialmente. No, ogni mattina ci inventavamo... Guarda, oggi succede questo, questo e questo, gioca, e questo è un po' il senso del lavoro che abbiamo fatto. Perché in questo caso non era solo, ripeto, di attori non professionisti, era proprio di persone che non sapevano cosa fosse un film, perché non l'avevano mai visto in vita loro. E quindi bisognava, diciamo così, trovare un modo per giocare insieme. D'altra parte, ragazzi, in francese, recitare si dice giocare, jouer, quindi in qualche modo no, è un gioco che stiamo facendo tutti insieme, più o meno questo è stato un po' il modo come... Poi la difficoltà dell'Africa per girare, visto parliamo anche di cose più tecniche, cioè noi le difficoltà che abbiamo incontrato sono, uno, il problema delle batterie, sembra banale, no, però per noi era un grande problema, cioè per poter funzionare una macchina da una telecamera bisogna delle batterie. Le batterie si scaricano, quindi bisogna ricaricarle, e cosa che normalmente non è un problema. La sera l'operatore, l'aiuto operatore, l'assistente operatore si prende la sua macchina, la sua telecamera, va in albergo dove è e mette in carica le batterie. Il problema è che noi, dove stavamo noi, che noi abitavamo in una missione, in un compound della missione, la luce elettrica c'era dalle 8 di mattina, perché loro hanno le scuole all'interno del compound, dalle 8 alle 6 del pomeriggio. Quindi bisognava in qualche maniera trovare un sistema per poter ricaricare le batterie nelle ore, no? E quindi questo è stato il primo, non solo ricaricare le batterie, ma l'illuminazione. Non potevamo usare luci, perché... dove ci attaccavamo, giusto? Quindi diciamo abbiamo usato tutto un sistema di ripresa dove non ci sono luci, avevamo solo dei piccoli LED a batteria che il direttore della fotografia usava per illuminare le notti, tutto il resto non c'era più. Il terzo problema che avevamo è il clima. Cioè normalmente una troupe si fa un orario di lavoro dalle 8 alle 6 del pomeriggio, un orario continuato di lavoro, lì non è possibile fare questo, per una questione di clima, cioè a mezzogiorno, alle 11:30 bisogna smettere, perché se tu, a mezzogiorno il sole in testa cioè, ti fa diventare noti. E quindi abbiamo dovuto organizzare gli orari di lavoro in relazione al problema del clima, cioè quindi lavorare la mattina presto, poi andavamo a fare la siesta, poi ritornavamo quando faceva un po' più fresco, perché ripeto, con le sotto diciamo il sole a 40 e 50 gradi con l'umidità al 90%, 95%, più che lavorare ti viene da svenire, no? Cioè ti viene da, quindi queste sono state le difficoltà. Poi la troupe nostra era più una troupe documentaristica, c'eravamo in tutto 8 persone, 9 in tutto, quindi diciamo abbiamo un po' lavorato in questa, diciamo così, in queste condizioni. Dimmi. Le volevo chiedere, dimmi. Cioè non una cosa riguardo la realizzazione del film, più che altro una mia curiosità che mi sono chiesto adesso, ma come facevate voi in un villaggio che praticamente avevano un pasto al giorno a base di riso, cioè voi come facevate, cosa mangiavate, che stavate lì con loro, cioè? Allora, io personalmente mi sono abituato a mangiare una volta al giorno come loro e devo dire che si sta meglio, mentre quelli, gli altri, perché giustamente la troupe si lavora, andavamo a mezzogiorno, tornavamo in missione dai padri missionari e lì c'avevamo una ragazza del posto che ci faceva da mangiare, però più o meno mangiavamo le cose che mangiano loro, un po' di riso, un po' di
qualche pollo una volta ogni tanto, un po' di pesce perché lì ci sono i fiumi, i laghi, quindi pescano il pesce. E volevo sapere come finiva il film, nel senso se come finiva il film, se arrivava tipo in Svezia perché è finito così, stava su una barca, era una domanda. Allora non lo so come finisce il film, finisce così, il vostro compagno chiede poi questi bambini arrivano in Svezia? Non lo so, cioè io diciamo proprio è una scelta la mia, non ho voluto affrontare la seconda parte del problema. Per me diciamo il film doveva finire quando loro salivano sul barcone, perché tutto il resto sono storie che del nostro, cioè come dire, no, di ogni giorno, tutte le cose di ogni giorno. A proposito della Svezia, anche questa è una cosa abbastanza, il problema di questi ragazzi che spesso non sanno niente dell'Europa, per loro la Svezia, Linda di Dio che è la produttrice del film, una volta si trovava in Sicilia vicino Portopalo, è arrivato un barcone, all'epoca sbarcavano, e queste persone dicevano: dove siamo qua? In Svezia? Cioè per loro, capito, l'Europa è la Svezia, cioè non è che hanno idea, no, che per arrivare in Svezia ci vogliono altri 4.000 chilometri circa, quindi grazie a te. Io Io avevo una domanda più tecnica. Sì, dimmi. Io volevo sapere quanto avete girato e con che cosa avete girato. Allora, diciamo, le riprese sono diciamo tutto il tempo che è durata la lavorazione da gennaio a maggio. Più o meno diciamo le riprese come le intendiamo noi sono durate 5-6 settimane circa, più altre 2 settimane poi siamo andati in Marocco, nel deserto, quindi più o meno questo. Le macchine cos'erano? Non ricordo più, una C-Mac 2? 300 Mach 2, una Sony era, mi pare, una Sony, che sono delle macchine molto luminose, però diciamo nel nostro, avevamo 2 macchine, giravamo con 2 macchine, 2 Sony C-Mach 2, perché sono molto sensibili alla luce, cioè puoi girare quasi al buio con quelle macchine, cioè proprio è una condizione, ecco. Questo è un po'. Ripeto, non puoi fare un calcolo come si fa normalmente, cioè dici, sai, 5 settimane di lavorazione, perché le lavorazioni sono state molto ma molto complesse, cioè sia per una questione di clima sia anche per una questione di permessi. Noi per esempio abbiamo dovuto interrompere perché non avevamo i permessi per i bambini per andare in Marocco. Quindi abbiamo dovuto interrompere, poi riprendere, insomma, situazioni classiche. L'Africa non è facile, ragazzi, ma portare le macchine in Africa è stato un problema. Perché? Perché non è che dici, sai, normalmente come si fa? Fai una spedizione, metti tutto, lo dai a un corriere e te li porta lì. Il problema è che questo corriere per portare le cose in Sierra Leone ci volevano 2 mesi, 3 mesi, non solo, ma non eri manco certo poi di ritrovarle le cose, perché spesso, diciamo, quindi abbiamo dovuto portarle, cioè gli operatori proprio con, diciamo, negli zainetti, però negli zainetti non potevamo portare le batterie, per esempio, perché non so se voi lo sapete, ma c'è una legge che proibisce sugli aerei di portare le batterie che superano un certo, per questione, perché una volta mi pare che è esplosa una batteria, non so che è successo, quindi abbiamo dovuto fare dei viaggi enormi per queste batterie, perché l'Air Maroc, che è quella più facile perché da Roma Casablanca Freetown, non ce li faceva imbarcare, quindi gli operatori sono dovuti andare a Parigi, prendere l'Air France, che invece fa imbarcare le batterie, insomma è stato tutto molto, molto complicato girare in Africa.
Le problematiche sono molto, molto complesse. Salve, volevo sapere che messaggio vuole lanciare con questo film. È più una protesta o una documentazione? Protesta. No, no, diciamo, usiamo la parola che usi tu, è documentazione. La protesta è qualcosa che insita. Cioè poi se vuoi protestare protesti, se no niente. Per me quello che era importante era documentare una cosa, cioè raccontarvi un fatto, senza opinioni, cioè non c'è la mia idea, cioè non c'è come dire quello che io vorrei, è semplicemente un raccontare le cose, perché credo che sia importante raccontare le cose, perché è solo attraverso la conoscenza delle cose che ci possiamo fare delle idee più libere rispetto. Poi se, tu dici il messaggio, no? Io non sono del parere che un film debba avere un messaggio, però se un messaggio questo film glielo vogliamo trovare, è semplice. Io ti ho raccontato una cosa, te l'ho raccontata non con le parole, non con la scrittura, ma con le immagini. Ti ho raccontato una cosa, ti ho fatto vedere una cosa, poi sei tu che ti devi fare un'idea. Cioè questo, io credo che il film debba servire per farsi un'idea, il più libera possibile, senza pregiudizi, senza condizionamenti, senza. Poi decidi tu rispetto al problema nostro di noi europei, cioè che è quello della migrazione, decidi tu come vivere questo problema, in che modo. Io ti ho solo raccontato le cose, questo era diciamo il senso del mio. C'è anche un'altra piccola cosa che mi preme dirvi, ragazzi, perché è una cosa che credo. Per noi è importante, poi ognuno la veda come vuole. Cioè noi diciamo, abbiamo un'idea di cinema che io chiamo di cinema etico. Cioè io vado in Africa, faccio un film, in qualche modo il mio ego è soddisfatto, la mia passione è soddisfatta, perché io questo amo fare, quindi sono stato fortunato perché ho potuto fare quello che volevo fare, però questo film l'ho fatto insieme con altre persone. Cioè con loro, con gli abitanti del villaggio, e a me ha dato tante soddisfazioni questo film, i festival, il piacere di dire ho fatto qualcosa che ha a che fare con l'arte, eccetera. Il problema qual è? Cosa rimane a loro? Loro non lo vedranno mai questo film, probabilmente, perché come fai? Cioè, dove lo proietti? Non c'è la luce, non c'è un proiettore. Speriamo un giorno di farglielo vedere, ma al di là di questo la nostra domanda è cosa rimane a loro? Questo è il problema. E allora noi abbiamo pensato, ecco la nostra idea di cinema etico, noi abbiamo pensato che dobbiamo ritornare quella realtà che ha nutrito i nostri sogni, la nostra passione, la nostra arte, deve ricevere qualcosa in cambio. E che cosa può ricevere in cambio? Un piccolo aiuto concreto. Quindi noi abbiamo deciso che tutto quello che questo film incassa, tutto, cioè tutti i soldi che noi faremo con questo film, che ora andrà in distribuzione, noi torniamo in Africa, torniamo in questo villaggio e facciamo le cose più semplici. Ricostruiamo la scuola, perché la scuola è fondamentale, la scuola è importantissima. Rimettiamo in sesto il pozzo che nel frattempo si è rotto. Portiamo per i depuratori per l'acqua, perché è giusto che loro bevano acqua come noi, che non gli faccia venire la dissenteria, e e altre due cose, uno ludico, costruiremo un campo di calcio, perché i bambini hanno bisogno, come tutti, di poter giocare a calcio. Allora, un campo di calcio e cercheremo di curare, quindi faremo uno screening per tutti i bambini, perché lì molti bambini si ammalano di malaria. E quindi cercheremo di curare questi bambini. Ora, a proposito di calcio, e questo lo devo dire perché siamo a Roma, quindi voi avete visto il bambino, c'ha la maglietta della Roma. Oh, ecco, ma voglio dire ora, perché giustamente c'è che è romanista e che è laziale. Noi quando siamo arrivati lì abbiamo portato tante magliette di calcio, perché dovevano indossare. Lì loro, logicamente, i loro miti sono Cristiano Ronaldo, Messi, no? Eccetera, eccetera. Ecco Rudy. E abbiamo portato tante magliette. E questo bambino a un certo punto ha scelto questa maglietta.
ha detto, ma perché Aro, cioè, perché? Perché si è scritto dietro, l'ha scritto a penna, Rudiger, perché questo bambino, insomma, chi capisce un po' di calcio le sa le cose, all'epoca Rudiger giocava nella Roma, perché Rudiger è della Sierra Leone. Ah, perché no, ora ve la racconto questa, aspetta, ora ve la racconto. Sì, ora te lo dico, tu dici come fanno a sapere di Messi, dico, ora ve lo dico. Perché Rudiger, la mamma di Rudiger è della stessa tribù di David, quindi lui in qualche maniera sono parenti, anche se lì le tribù sono grandi. E quindi lui quando ha visto questa maglietta ha scelto quella maglietta e c'è scritto dietro Rudiger, quindi non è una scelta né laziale né romanista. Giustamente dice la vostra compagna, come fanno loro a conoscere Messi e a conoscere Ronaldo che non c'hanno la televisione? Ebbene, nel villaggio non c'è televisione, non c'è niente. All'Unsar è la cittadina più grande che è vicino al villaggio, è una cittadina di 50-100.000 abitanti, quindi è grande. Ci sono delle baracche, in queste baracche hanno dei televisori con il gruppo elettrogeno, non so come fanno, con quale accrocchi, cioè queste televisioni funzionano solo per le partite di Champions League. Basta, quindi sono delle baracche dove tu vai lì, paghi un 1000 leons, cioè sono 20 centesimi circa, i bambini lì, i ragazzini, insomma, cercano di raccogliere simili. Quando ci sono le partite vai lì, paghi il biglietto, entri e ti vede la partita di Champion. Finisce la partita e si spegne il televisore perché hanno degli accrocchi, non lo so come fanno, perché non lo so, perché giustamente non è che c'hanno Sky, non è che c'hanno, hanno diciamo dei sistemi di accrocchi per cui vedono le partite. Ecco perché conoscono Cristiano Ronaldo, perché conoscono Messi, perché la Champion, insomma, no? E questa la... E quindi no, vi stavo dicendo di questa cosa, quindi noi torneremo, ecco, perché vi sto dicendo questo, ragazzi? Per un motivo, intanto per dirvi qualcosa che ha a che fare col film, quindi questo è un film che non è solo un film, ma è anche qualcosa che noi speriamo diventi poi realtà in Africa, perché a noi piacerebbe, lo dico a voi docenti, lo dico anche a voi ragazzi, cioè voi siete, quanti siete qua? 200 ragazzi, 300? Un euro a testa? Cioè 200-300 euro per là sono cifre enormi, ci possono aiutare. Quindi quando tornate in classe, tornate a scuola, se volete, poi non, liberamente, se la mattina a posto di prendervi la merendina, una mattina decidete di prendere il vostro euro e regalarlo ai vostri fratelli e alle vostre sorelle che stanno in Africa, a noi ci fa un immenso piacere. Magari se i professori, poi noi vi diamo il nostro, noi abbiamo un IBIN, sì, poi magari ti abbiamo un sito, una cosa, ce li comunicate, noi vi mettiamo sul sito. Ecco, questa era l'ultima cosa che mi sentivo di dirvi. Allora, volevo chiedere se dall'idea iniziale, non proprio iniziale, quando siete arrivati in Africa, che ha detto che ha voluto cambiare idea, ma era partito l'input di fare una sorta di documentario, perché se lei non l'avesse detto, sembra proprio di vedere un documentario e magari ogni cosa che succedeva si accendeva la macchina da presa e si riprendeva, perché sono proprio fatti di vita quotidiana, e quindi volevo chiedere se era partito proprio con questo input oppure no. No, io ero partito con una sceneggiatura scritta, il nostro compagno mi ha chiesto se la mia idea, cioè, perché in realtà il film inizia come un documentario. No, io ero partito con l'idea di fare un film, quindi con una storia, che logicamente poi arrivando in Africa ho capito che non era quella il senso del film. E quindi, però non è che noi stavamo lì e accendevamo la macchina, cioè noi il villaggio era quello, non è che sempre, sì, sembra perfettamente. Però poi c'è una storia dietro, cioè non è solo documentario. Diciamo, questo è un film un po' a metà tra il documentario e la finzione, perché la storia è quella che chiaramente questi bambini non è che l'hanno vissuta veramente, no? Il viaggio, quello l'abbiamo ricostruito, la prigione in Libia, eccetera.
quella è la storia, però diciamo che è molto, ma molto vicino al documentario. Noi, rispetto alle cose che ci hanno raccontato, abbiamo solo messo una piccolissima parte. La realtà è molto più tragica, molto più drammatica. Se abbiamo finito, grazie ragazzi, buona giornata, ciao.